inauguriamo la presenza del sindaco Di Luca, l'ultimo arrivato della flotta del parco rotabile degli autobus cardioprotetti. La nostra azienda, a seguito di un evento accaduto a bordo dei nostri autobus, ha ritenuto opportuno dotare tutti gli autobus che collegano quotidianamente Salerno con Roma, con la Toscana, con l'Umbria, di un defibrillatore semiautomatico, dopo che tutti quanti i 50 dipendenti dell'azienda hanno provveduto a seguire dei corsi di formazione per l'uso. Sicuri? Sono un medico, sono l'ideatore del Moving Safe Life. È un'idea di addestramento del personale, gli autisti, che possono soccorrere le persone sia a bordo sia coinvolti in un eventuale incidente. Questa idea, che è stata sponsorizzata in pieno da soldi privati dalle autolinee Curcio, che sono presenti in tutta la rete autostradale italiana. In qualsiasi situazione di soccorso sono stati formati i due autisti a fare il primo soccorso all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico. È una nuova forma di soccorso che non è a chiamata, è a presenza diretta, non a costi se non quelli iniziali dati dal responsabile della ditta. Turismo, investire le stesse risorse, le prendi e le dai a chi riesce a investire, mi pare molto più semplice, cioè ai comuni direttamente. Sindaco, torniamo ai fatti di casa nostra, si preannuncia un San Matteo caldo, i salernitani però vogliono sapere, i fuochi si faranno, c'è un po' di confusione rispetto al programma, lei che cosa ci può dire? Non sono questioni che seguo io, quelle delle processioni, sinceramente. No, non le processioni. Il momento fu anche difficilmente presa in considerazione, perché non esisteva praticamente come esperienza in tutta Europa un autobus o comunque mezzi protetti. Successivamente, grazie anche all'incontro con l'amico Corrado Di Martino, un anestesista, abbiamo reso questo progetto concretamente fattibile. Sono stati acquistati le apparecchiature, ma questo è stato una semplice fornitura. La cosa più importante è stato far propria da parte di tutti quanti i nostri 50 dipendenti il senso, la volontà di dotare, di rendere un autobus cardioprotetto. Quindi hanno seguito dei corsi e hanno tutti quanti acquisito il patentino BLSD riconosciuto dall'American Institute, insomma l'associazione internazionale di settore. E da qui, insomma, è stato. Tutti i mezzi, ci può dare qualche notizia tecnica? Sì, tutti i mezzi? Sono 20 bus, tutti quelli che oggi quotidianamente vengono impegnati sulle linee che collegano anche la città di Salerno per Roma, Fiumicino, la Toscana, l'Umbria, fra un po' anche le Marche, insomma, sono sempre comunque un progetto in corso di crescita. Successe alla autobus, che questo è l'ultimo della flotta degli autobus cardioprotetti, parlandone con l'assessore dei trasporti Luca Cascone, lui fu molto sensibile, insomma, a conoscere di che si trattasse, che progetto si trattasse. Gliene parlai e successivamente, insomma, è stato visto l'ultimo acquisto, che è stato fatto appena ieri, è stato grazie alla sensibilità del sindaco Di Luca, abbiamo presentato la città di Salerno l'ultimo arrivo. Addestrati alla rianimazione con certificazione, quindi è un'idea nuova, non di attesa di soccorso, ma di soccorso presente. Questo è un po' la prima cosa. Il defibrillatore è quello semiautomatico per quelli che vengono per l'utilizzo laico, diciamo così, dove non è necessario né un medico né un infermiere. La zona per la rianimazione possibile a bordo è questa. Questo già fa capire che c'è bisogno di idee innovative anche nella costruzione di eventuali cupole, perché è l'unica possibile col gradino. Qui abbiamo un simulatore di fuori e con questo tiro auto in mano. Con semplicità abbiamo fatto delle prove più precise, il paziente eventualmente stia male, viene preso un tiro con i feriti, può essere adagiato, qui se fuori c'è un tempo che non permette, bombe d'ossigeno, tappetino, sono molto intuitive, labiale destra, sottomammillare sinistra,
A questo punto l'operatore non fa nient'altro che quando il defibrillatore comunica che è necessaria la scarica, si può scaricare, aspetta la scarica. E io che il sensore trasmette l'informazione al sì, esatto, che trasmette automaticamente la ritmica. Le due ritmiche che vengono defibrillate, il cardiaco e il tensore ventricolare, le quali e non legge il defibrillatore. Noi abbiamo ridotto la catena della sopravvivenza, passaggio cardiaco e defibrillazione precoce. Logicamente la macchina dà una corrente per riattivare il cuore. Quindi adesso la immagine tradizionale che abbiamo con le piastre lo fa in modo, te lo fa esatto, in modo esatto, innovativo, non è innovativo l'utilizzo della alla casualità sì, il soggetto meno una lira da buon imprenditore quindi e questo rivolto al target di chi viaggia già deciso di non pigliare le frecce rosse, già deciso di non pigliare il dito, ma un target che prima di clientela che in genere sono giovani, giovani che lavorano e sono persone che mantenere la lingua, la classica parola si dice ingoiata la lingua, questa serve, non lo stiamo le vie ma scusate, è un gusto, abbiate pazienza, scusate, è un gusto, quindi è un'idea progressiva di collegarla alla, in modo, alla rete dell'emergenza. Allora,